Facebook mi ha bloccato per 24 ore. La motivazione? Ho pubblicato una foto scena pornografica di natura assolutamente perversa. Per cui sulla base delle loro regole per quanto riguarda l'acquisizione di video o fotografie di una certa natura, è stato specificato nelle loro lunghe regole che si possono andare a leggere, ci si può passare una nottata tranquillamente, che secondo queste regole, ovviamente, ci sono dei principi sani, precisi, secondo i quali, ovviamente, non bisogna sconfinare nella stupidaggine. Volete sapere qual era la foto che io ho pubblicato? Volete sapere qual è la foto che io ho pubblicato? La foto che ho pubblicato è semplicemente un bambino, un bravo, bel bambino. Il bambino è sopra un rialzo e ha una canottierina e un paio di pantaloncini dello stesso colore. I pantaloncini sono abbassati sul davanti e tiene tra la manina il pipino. Cosa starà mai facendo con il pipino? Semplice. Sta facendo la pipì, su chi o su cosa sta facendo la pipì? E qui viene il discorso pornografico. Sta facendo la pipì su un soldato ah. questa immagine ovviamente non è puramente ironica nasconde anche un profondo significato pacifista e un profondo significato pacifista che fa bene al cuore perché eh, dà la giusta misura del significato della guerra cioè merda, merda e dà quindi la dimensione anche del fatto che i bambini sono il sale della terra e dipende da loro anche se riusciremo su questa merda di pianeta a non avere più guerra. C'è però un fatto. E il fatto è questo. Il bambino è palestinese. Il soldato è israeliano. E questa foto è molto ben conosciuta, al di là del fatto che possa essere un fotomontaggio oppure meno, ma in realtà, in realtà, il bambino è palestinese e il soldato è israeliano. Il soldato è acquattato dietro un riparo con un fucile mitragliatore ricoperto poi anche di altre armi, armato quindi fino ai denti, e sta mirando a qualcosa. Il bambino gli piscia sull'elmetto. Pura poesia. Ora. Per quelle sacche di scroto riempite di pus di cane, questa è una foto pornografica, una foto immonda, una foto che merita il rogo, l'estinzione. Perché? Semplicemente perché il bambino ha il pipino fuori. Ora, consentitemi. Sorvoliamo sul fatto che ci sia gente che si prostituisce online su Facebook, che propone delle assicurazioni, degli investimenti che sono truffe conclamate su Facebook. Tralasciamo il fatto che ci sia di tutto e di più e ci sia gente che pubblica filmati porno e foto o scene su Facebook. Che cosa bisogna andare a colpire? Bisogna andare a colpire chi non rompe mai i coglioni e che effettivamente vuole trasmettere un messaggio di pace. Per cui, cosa hanno fatto quelle larve schiumose imbrattate di urina? Mi hanno bloccato per 24 ore. Peccato però che io uso Facebook anche per lavoro. E quindi per 24 cazzo di ore sono rimasto senza servizi per cui ho dovuto rimandare delle cose importanti per le loro merdate relative a questo regolamento. Ora, che cosa dovrei fare? Dovrei Andare presso la prima base NATO, chiedere al comandante se con tutto il cuore, gentilmente, mi consente il noleggio di un B-52. Un B-52 cargo, nella quale stiva io vorrei caricare. 172 tonnellate di escremento di animale. Dopodiché, decollare, solvolare la sede di Facebook italiana, dove peraltro probabilmente non c'è nessuno perché, come mi indicavano, sono quasi tutti in smart working. Però quelli che ci sono. Rompono i coglioni a dismisura. E dopodiché aprire il portellone, aprire il portellone, aprire il portellone. E scaricare 172 tonnellate di merda di animale su questi coglioni. Om. Oh, A domani mattina.